Soddisfazione e meraviglia e ovviamente anche alcuni attimi di puro terrore. Sono state queste le emozioni provate durante la proiezione del pilot della web series Italian Horror Story, diretta da Giovanni Aloisio e girata tra il centro storico di Andria, alcuni dei suoi sotterranei, e alcune location storiche che hanno contribuito fortemente alla buona riuscita di un prodotto che strizza l'occhio direttamente ai classici horror italiani di Mario Bava e Dario Argento, dove la suspense e l'atmosfera gotica padroneggiano controcorrente in un'epoca dove il genere horror viene spesso ridotto con semplici scene di violenza che poco hanno a che fare con l'originalità di un'opera d'autore direttamente ispirata ai grandi classici del genere. Ed è proprio questa la sfida ben riuscita di Giovanni Aloisio, con la prima puntata della webserie intitolata Sister e proiettata in anteprima assoluta il 21 maggio al Festival Horror di Stoccolma e in anteprima italiana presso la sede della Puglia Film Commission. La proiezione a Bari del primo episodio di IHS, che ha ottenuto il patrocinio da parte dell'amministrazione provinciale BAT, dell'amministrazione comunale di Andria, ha visto la presenza, oltre che del cast tecnico e artistico, anche del produttore canadese Michael Doherty, il quale ha espresso parole lusinghiere sia per la qualità del film che per le innumerevoli potenzialità che la Puglia offre al filmmaker, dal rapper Ronnie Nick e delle matricole ignoranti tre youtubers pugliesi. Tra gli attori della web series, lo ricordiamo, spiccano i ruoli di Luigi Di Schiena, Agata Paradiso, Caterina Orlando, Massimo Centrone, Marianna Vitucci, Celeste Francavilla, Domenico Tacchio, Gianmarco Cannone, Marina Candalice e molti altri. Fotografia e produzione esecutiva affidate a Romualdo Pecorella, scenografie di Armando Mola, make-up e a cura dei professionisti della New APAMF di Andria, le musiche di Francesco Tresca e Dino Pulcini, la sceneggiatura dello stesso Aloisio con Daniela Flaccomio e Raffaele Caporaso. Tra i ringraziamenti in sala anche a videoandrea.com e a professor Riccardo Suriano, impegnatissimo negli ultimi anni per la valorizzazione del centro storico di Andria e per tutti gli aspetti poco conosciuti, sotterranei compresi. L'evento della proiezione, svoltosi a Bari, è stato presentato dalla giornalista Anna Maria Natalicchio. Prima ho dimenticato Video Andrea, è importante perché ha fatto un pezzo bellissimo, l'ho apprezzato tantissimo, composito, ha citato anche gli altri tuoi lavori, sì, quindi sono stati proprio bravi. Sì. Li ringraziamo per essere qui. Dicevo, mi ha introdotto in queste situazioni, che sì, pure lavorando, io lavoro ad Andrea, però sinceramente non conoscevo, quindi il centro storico è ricco, cioè Andrea non è solo Castel del Monte, assolutamente, cioè, ma ha delle altre. Poi in questi ultimi anni diciamo è stato parecchio sì, rivalutato, assolutamente. E volevo ricordare, permettimi di dirlo perché questa è una cosa importante, che questo pilot, comunque la web series, per quanto attiene a quello girato ad Andria appunto, gode del patrocinio della provincia Barletta Andria Trani e del comune di Andria. Quindi è già questa cosa vi fa capire l'attenzione, diciamo, delle istituzioni nei riguardi, vabbè, non solo di Giovanni Aloisio, ma proprio la sensibilità. Comunque aver compreso che attraverso un horror a volte si può anche fare anche promozione, certo. Sì, sì. Congratulations, this is a terrific job. I think the success of this inspired, I think, by what George had done in 1968 by producing a film with his own money, with his own friends, and starting in many ways the independent horror film scene in America. And I think what you're doing is continuing to keep it alive, and it's wonderful. Ok, lui ringrazia l'accoglienza che ha avuto, ha cominciato la sua giornata con un ottimo espresso e poi ha avuto modo così di avere un'idea della nostra città, però quello che gli piace di più è l'atmosfera che si è creata qui e anche l'entusiasmo che ha provato con tanti attori e tante figure professionali che stanno collaborando in maniera del tutto volontaria, però con molto entusiasmo. E quindi...